Stasera leggiamo seconda Giovanni, leggiamo tutto il capitolo. Sì. Allora, seconda lettera di Giovanni, indirizzo è stato l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità. E non solo io, ma anche quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazie, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio, Padre di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signore, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio. Amiamoci gli uni gli altri, in questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non regga questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Che lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Amen, Amen. Signore. Amen. Signore, ti chiediamo di guidare tu questa meditazione, questo studio, ti chiediamo di permettere che sia tu a parlare per mezzo nostro. Guidaci con il tuo Santo Spirito e affinché noi possiamo essere edificati, possiamo essere consolati, possiamo anche essere esortati secondo il nostro bisogno, secondo quello che ci necessita, Signore. Ti ringraziamo per la tua parola perché è santa, la tua parola è verità. E ti ringraziamo per ogni cosa che tu ci dirai, per ogni cosa, per ogni rivelazione che tu ci darai, per ogni tua parola che porterà una benedizione nella nostra vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Sì. L'anziano inizia con questa lettera inizia con l'anziano. L'anziano chi è l'anziano? La signora eletta. Chi è l'anziano? L'anziano è quella persona che è piena di Spirito Santo, è piena di preparazione della. L'anziano è l'anziano una persona matura. Pieno di Spirito Santo, pieno di Spirito Santo sono tutti quelli che. Tutti quelli che cercano il Signore, che lo lodano, che lo cercano con tutto il cuore, che ricercano la sua faccia, sono pieni di Spirito Santo. Però qua non si tratta di... Qua si tratta di l'anziano. Gli anziani sono quelli che hanno la maturità spirituale, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Sì. Sicuramente l'anziano sarà ripieno di Spirito Santo, si spera che sia ripieno di Spirito Santo, di certo si spera che sia ripieno di Spirito Santo e non di Spirito Divino, questo ce lo auguriamo tutti, perché almeno sappiamo che quello che dice viene da Dio e non viene da elucubrazioni mentali dati dall'effetto dell'alcol.
L'anziano è la persona che è matura spiritualmente, che è matura spiritualmente, vuol dire che ha acquisito la conoscenza delle cose di Dio, la conoscenza di Dio, quindi la conoscenza della volontà di Dio, e che quindi la piena maturità. Ha raggiunto una maturità perché comprende, sa discernere la volontà di Dio e quindi agire nella volontà di Dio. Quindi Giacomo qua si autodefinisce anziano perché giustamente lui si presenta come anziano in virtù della conoscenza che lui ha del Signore, in virtù della vita che lui ha vissuto con Gesù, perché lui ha passato 3 anni della sua vita seguendo Gesù, stando, imparando da lui, seguendo i suoi insegnamenti, ascoltando la sua parola e operando anche per mezzo del suo spirito. E quindi si presenta come una persona che è degna comunque di essere ascoltata, è degna comunque di essere considerata, che quello che sta per dire è un qualcosa che proviene da una conoscenza e dalla sapienza, sì. Perché tutto quello che viene dalla volontà di Dio, dalla sapienza di Dio, serve a noi per vivere nell'amore, nella pace, nella gioia, per vivere nella benedizione di Dio, nelle benedizioni di Dio. E questa lettera a chi è rivolta? È rivolta alla Signora Eletta. La Signora Eletta è la Chiesa, la sposa di Cristo, quindi è rivolta a tutta la Chiesa, è rivolta anche a noi oggi e ai suoi figli, perché è un continuo evolversi di questa benedizione, di questa salvezza, perché la Chiesa che deve crescere, la Chiesa, i membri della Chiesa, il corpo di Cristo che deve crescere alla piena statura di Cristo, quindi alla piena conoscenza di Cristo, quindi alla piena maturità, deve poi trasferire questa maturità, questa conoscenza, tutta la conoscenza, tutto ciò che ha ricevuto ai nuovi convertiti, ai nuovi salvati, ai nuovi figli. Che io amo nella verità, amare nella verità, che io amo nella verità. E non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Chi è questa verità? Cos'è questa verità? È Gesù. La verità è Gesù Cristo. La verità è Gesù Cristo. Gesù disse, sì, amen. Gesù disse: io sono la via, la verità è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, perché Gesù è l'intermediario. Quindi amare nella verità vuol dire amare in Gesù Cristo. Cioè, Gesù disse anche: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ma disse anche che amatevi come io vi amate. Sì. Amatevi gli uni e gli altri come allora, vi amate. Allora bisogna chiedersi, la verità è Gesù Cristo, ma Gesù Cristo ha mostrato questa verità attraverso che cosa? Attraverso i suoi insegnamenti. Attraverso la sua parola. La sua parola. Attraverso la sua parola, perché la sua parola ci fa conoscere il Padre, ci fa conoscere la volontà, ci fa conoscere il carattere di Dio, ci fa conoscere il carattere del Padre, ci fa conoscere il cuore del Padre, ci fa conoscere la volontà del Padre. La verità è praticamente la verità è lo svelamento di ciò che prima della venuta di Gesù Cristo era occulto. Perché la verità nell'Antico Testamento era occulta, non si comprendeva appieno. Gesù ha rivelato la verità, ha svelato la volontà del Padre, ha svelato il cuore del Padre, ha svelato il volere del Padre. Ha portato la grazia. Ha portato la grazia,
ha svelato il volere del Padre. Qual era questo volere del Padre? Volere del Padre? Qual era il volere del Padre? Che noi avessimo... Dio ha tanto amato il mondo che ha dato... Avessimo molta fede. Ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questa è la volontà del Padre. Questa è stata la volontà del Padre. Perché? Perché l'uomo fin da principio peccò perché non obbedì al comandamento del Signore, ascoltò la voce del serpente antico, di Satana, del ribelle, dell'angelo ribelle che si è ribellato a Dio, e a causa di questo peccato perse la comunione con Dio, perse lo spirito santo, perse lo spirito che gli permetteva di stare alla presenza di Dio, e perse anche la vita eterna, perché l'uomo prima che peccasse aveva la vita eterna, non moriva mai, ma avendo obbedito alla voce del serpente che lo ha ingannato, è caduto nel peccato e ha perso la vita eterna. Adesso il volere del Padre qual era? Fin dalla fondazione del mondo, ancora prima che la terra fosse creata, ancora prima che noi, che tutto quello che noi vediamo fosse creato e che anche noi stessi fossimo creati, Dio Padre aveva già nel suo intimo, nel suo cuore, nella sua volontà di salvare il mondo attraverso il sacrificio di Gesù Cristo, attraverso anche la predicazione della parola, la predicazione della fede, della salvezza di Cristo. Qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è quello di salvare il mondo. La volontà di Dio è che noi potessimo essere redenti, affinché noi potessimo stare di nuovo alla sua presenza, affinché noi potessimo stare, vivere di nuovo nel suo regno. Ricordiamo che quando l'uomo, prima di peccare, poteva stare alla presenza di Dio, vedeva Dio, camminavano insieme, ascoltava la voce di Dio ed era la presenza di Dio. Quindi questo sacrificio, questa verità, questa volontà di Dio ci ha riportato alla sua presenza, ci ha riportato a poter vivere nel suo regno e nelle sue benedizioni. Questo chiaramente è un qualcosa che noi oggi, adesso, lo viviamo, lo comprendiamo in parte, perché noi, Paolo dice che noi guardiamo come in uno specchio, in modo un po' oscuro, ma quando saremo di fronte a Gesù, quando noi saremo con Gesù, allora noi vedremo chiaramente e noi sapremo tutta la verità, che sapremo veramente tutto quello che è la volontà, quello che sono i misteri di Dio, perché Dio stesso ce li svelerà. E quindi noi adesso, attraverso la sua parola, noi riusciamo a comprendere e capire quello che potrà essere la vita quando noi saremo con Lui. Adesso questo si manifesterà quando Gesù ritornerà, sveglierà i morti che sono morti in Cristo e poi prenderà quelli che sono ancora vivi e ci incontreremo nel cielo, e lì verremo trasformati in un nuovo corpo, ci sarà dato un nuovo corpo e staremo alla presenza di Dio, e lì ritorneremo chiaramente nell'eternità, perché Amen. Ci sarà dato un corpo incorruttibile, sì. Un corpo che non si deteriorerà mai, che non avrà mai fine, un corpo che non sarà più sottomesso al peccato, un corpo incorruttibile vuol dire che non si disferà più, un corpo che sarà eterno. Incontaminato. Ok? Quindi questa è la volontà di Dio, che io amo nella verità. Questa verità è Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto per darci la vita. Per darci la vita. Questa è la verità. Gesù è venuto per salvarci, per darci la vita. Darci la vita eterna. Quindi amare nella verità significa che Gesù Cristo per amore ha dato la sua vita per noi. Sì. Amare nella verità significa che Gesù Cristo è dovuto morire per noi. Amare nella verità vuol dire che Lui, attraverso le sue lividure, attraverso le sue
malattie, attraverso le malattie, attraverso le nostre malattie, noi siamo stati guariti, perché le malattie, che le nostre malattie, le nostre infermità, i nostri dolori, le nostre ferite, tutti i nostri peccati, tutte le nostre cose le ha prese su di lui. E attraverso il suo sangue puro, sangue senza peccato, sangue versato, senza peccato, sangue innocente, ha purificato le nostre ci ha purificato da tutti i peccati, ha purificato le nostre anime, le nostre coscienze, ci ha lavati da tutti i peccati. E questo è l'amore che Dio ha avuto. E l'amore che, di cui parla Giovanni, è l'amore nella verità, e la verità è Gesù Cristo. Amare nella verità, possiamo andare anche a leggere Prima Corinzi 13. Cosa è l'amore? Vediamo un po' cos'è l'amore, vediamo cosa significa amare. Andiamo a leggere Prima Corinzi 13 e leggiamo e dice, inizia con una frase che chiaramente è molto suggestiva, perché ci porta subito a comprendere e capire di chi sta parlando, e ci fa comprendere e capire che tutto quello che verrà dopo è rivolto a questa persona. Allora dice così, Prima Corinzi 13, dice: ora vi mostrerò una via, vi mostrerò una via. Chi è questa via? Gesù. Chi è la via? Gesù. Gesù. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Allora io vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza, che è la via di Gesù Cristo, che è Gesù. Io vi mostrerò Gesù. Io vi mostrerò una via, quella via è Gesù Cristo. Io vi mostrerò Gesù. E vi mostrerò Gesù attraverso queste caratteristiche. Perché l'amore non è solo un sentimento, ma l'amore sono delle caratteristiche si manifestano nella vita. E allora andiamola a vedere queste caratteristiche. Innanzitutto inizia dicendo: se parlassi le lingue degli angeli, degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, cioè sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a nulla. L'amore, adesso vediamo chi è Gesù. L'amore è come... Perché qua sta parlando di Gesù, qua sta parlando della via. Chi è la via? È Gesù. Vi mostrerò una via. La via per arrivare alla verità, la via per arrivare alla verità, per comprendere la verità e per comprendere il sacrificio di Cristo, perché la verità è che Gesù è venuto al mondo per salvarci dal peccato. Questa è la verità. La verità è che lui ha svelato la volontà di Dio Padre venendo in questo mondo e prendendo su di sé tutti i nostri peccati. Questa è la verità. E che attraverso di lui noi siamo stati salvati. Siamo stati guariti e siamo stati salvati. Quindi, ora ci spiega che per arrivare a questa verità, io posso ricevere lo Spirito Santo. Allora, quello che lui dice: se parlassi le lingue quando è che si parlano? Le lingue si parlano quando tu ricevi lo Spirito Santo. Allora io potrei anche ricevere lo Spirito Santo e parlare le lingue, ma senza l'amore, anche se io parlassi in lingue, e questo mi gioverebbe per accrescere la mia, per edificarmi nella parola di Dio, ma senza l'amore tutto questo non mi servirebbe a nulla. Allora l'amore è uguale a fede? No. No, adesso te lo spiega che cos'è l'amore. Adesso ti spiega che cos'è l'amore. E quindi non sono i doni spirituali. Non sono i doni spirituali. Cioè, io posso ricevere i doni spirituali, essere potente. Infatti Gesù, adesso voglio spiegare anche un'altra cosa. Gesù disse: in quel giorno molti verranno e mi diranno: noi abbiamo fatto opere potenti, abbiamo evangelizzato, abbiamo cacciato demoni, abbiamo guarito le persone, abbiamo fatto molte opere. Però io gli risponderò: io non vi conosco. Allora vedete che lo Spirito Santo, per mezzo dello Spirito Santo molti operano, ma non significa che questo operare è secondo la volontà di Dio.
È un operare senza la volontà di Dio, quindi senza l'amore di Dio. Non è un operare per amore di Dio, quindi nella sua volontà, ma è un operare per ricevere che cosa? Noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quello. E Gesù, sapete cosa gli dirà a queste persone? Voi avete già avuto il vostro premio, avete avuto già la vostra gloria, quello che vi spettava, la gloria che voi volevate ricevere da questo, la posizione, i soldi, il denaro, l'onorificenza da parte degli uomini e tutte queste cose qua, che sono cose carnali, le avete già ricevute i premi. Io vi dirò, io non vi conosco. Quindi, doni spirituali sicuramente, poi possiamo anche avere la fede per spostare addirittura i monti, cioè chiaramente questi monti potrebbero rappresentare gli ostacoli, i grandi macigni nella nostra vita che sembrano montagne, e avere anche la fede per spostare questi grandi macigni, queste grandi montagne dalla nostra vita, però senza l'amore, cioè se io faccio questo, ma lo faccio per uno scopo personale, non lo faccio per ubbidire, per stare operare nella volontà di Dio, per operare nel suo regno e nella sua volontà, questo non mi gioverebbe a nulla. Se io distribuisse tutti i miei beni, se anche io dessi tutto ciò che io ho, quindi venderei tutto quello che io ho per nutrire i poveri, quindi operare nel regno di Dio, prendersi cura dei poveri, per esempio come può aver fatto, sappiamo, San Francesco, no? Che ha venduto tutto quello che aveva e ha dato tutto ai poveri, no? Se io facessi questo, ma senza l'amore, tutto questo non mi gioverebbe a nulla. È l'amore quello che è valido. Adesso ci spiega che cos'è l'amore. E la prima cosa che dice dell'amore è: l'amore è paziente. L'amore è paziente. Sapete cosa vuol dire? Che Gesù è paziente. Dio è paziente. Infatti Dio ha mostrato la sua pazienza e ancora oggi mostra la sua pazienza, perché è una grazia di Dio che noi non siamo stati ancora completamente distrutti. È la grazia di Dio. E la sua pazienza è perché nella sua volontà, nel suo cuore, c'è la volontà di salvare più persone possibili. Sì. La pazienza per produrre un ravvedimento nelle persone che porta a salvezza. Ma Gesù è venuto per salvare tutti, poi la gente... Aspetta, fammi finire il discorso. Allora, la pazienza di Dio è per la salvezza. La pazienza di Dio è per la salvezza. L'amore è paziente. Allora, senza l'amore, senza questo amore, senza la pazienza, che la pazienza è una caratteristica dell'amore, la pazienza è una caratteristica di Gesù, la pazienza è una caratteristica di Dio Padre e dello Spirito Santo. La pazienza deve essere una caratteristica nostra. Deve essere paziente, aspettare. Perché lo Spirito di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Allora, lo Spirito di Dio, i frutti dello Spirito, quando ricevi lo Spirito Santo, i frutti dello Spirito, che cos'è? La prima cosa che dice, che cos'è il primo frutto dello Spirito Santo, che cos'è? L'amore. Il primo frutto dello Spirito Santo è l'amore. Amore, pace, gioia. Timore di Dio, autocontrollo. Capito? Quindi l'amore è paziente, quindi una caratteristica dell'amore è la pazienza, e questo ci deve essere in noi. Poi dice: l'amore è benevolo. L'amore è benevolo. Benevolo e produce sempre un agire, un comportamento che è nella benevolenza. Una benevolenza che fa del bene, che agisce sempre nel bene, che agisce sempre per portare grazia agli altri, per portare sempre un qualcosa che edifica, un qualcosa che porta gioia, che porta pace, che porta amore, un qualcosa che fa del bene, benevolo.
Poi dice l'amore non invidia, quindi anche questa caratteristica qua, sono tutte caratteristiche di Dio. L'amore, allora, Dio è stato paziente, Gesù è paziente, Gesù è benevole. Poi dice l'amore non invidia, quindi cosa sta dicendo? Che Gesù non invidia. Gesù non è venuto qua per avere una posizione, per ricevere un regno come molti. Allora, i giudei aspettavano un re, il Cristo che si presentava come un re che sarebbe venuto in questo mondo a regnare come un re potente, che avrebbe cacciato tutti i nemici dalla terra, tutti i nemici di Israele, che avrebbe vinto in battaglia, che avrebbe protetto Israele per sempre, ma che sarebbe stato un regno terreno e quindi un re che avrebbe regnato in Israele. Ma Gesù è venuto in umiltà e Gesù non ha invidiato, allora, quando per esempio Satana lo ha tentato nel deserto, no? E gli ha detto: io ti darò tutti i regni della terra, ti darò tutta la potenza, ti darò tutto quello che la terra appartiene. Se solo una volta tu ti prostri a me, io ti darò tutto questo. E Gesù cosa non, chiaramente non lo ha. Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, di ogni parola che esce dalla bocca. Adora il Signore Dio tuo e solo a Lui rende il culto, gli rispose. Quindi, sta a significare che Gesù aveva già tutto, perché già tutto gli apparteneva. E il fatto è che Satana non lo sapeva, Satana lo tentava, perché non comprendeva e capiva che tutto quanto già gli apparteneva. Ma Gesù in se stesso già lo sapeva che tutto già gli apparteneva. Quindi non ha invidiato quello che potevano essere tutti i beni di questo mondo, i regni, la potenza, la gloria di questo mondo. Non ha invidiato questa posizione. E molto spesso questo è un sentimento invece che tocca le persone quando vogliono per esempio lavorare nel regno di Dio. Perché magari sono invidiosi, che ne so, di un altro pastore, di un altro fratello che magari ha ricevuto dei doni e che quindi agisce nel regno di Dio in un certo modo, che ha determinate qualità. E quindi, ecco, è l'invidia di non avere ciò che gli altri hanno e che posseggono. E Gesù, questa è una caratteristica di Gesù, Gesù non ha invidiato nessuno, perché sapeva che già tutto gli apparteneva. Allora, vi mostro anche un altro passo che mostra questo chiaramente, ed è il passo del figlio prodigo. Però parliamo del fratello, non del figlio prodigo che aveva preso tutto quello che gli spettava, fratello, che aveva chiesto a Dio tutto quello che gli spettava della sua eredità, dei suoi averi, che era andato via di casa, aveva sperperato tutti i beni, tutti gli averi, e poi dopo si è ritrovato senza nulla, praticamente in un porcile, in una stalla, a raccogliere gli avanzi di quello che mangiavano i maiali. Insomma, questa è una parabola, perché non è che è una storia reale, è una parabola per far comprendere e capire che molti figli di Dio si sono allontanati da Dio, hanno ricevuto quello che Dio gli ha dato, l'eredità che sarebbe la vita eterna, lo Spirito Santo, hanno ricevuto i doni, hanno ricevuto tutto quello che Dio gli aveva promesso, ma che hanno sperperato inutilmente per spendere nei loro piaceri, in questa vita e non per fare la volontà di Dio. Mentre l'altro figlio, quando poi il figlio prodigo torna a casa, si rende conto di avere commesso un grande errore, e che dice che lui ritornerà alla casa del padre, perché anche dovesse tornare per essere l'ultimo dei servi, lui sarebbe ritornato, si sarebbe umiliato per tornare a Dio. Quando ritorna, il padre lo aspetta già da lontano a braccia aperte, lo aspettava già da lontano, quando lo vede arrivare lo aspettava lì a braccia aperte, contento del ritorno. E cosa fa? Praticamente gli mette un anello d'oro al dito, fa ammazzare un vitello,
sta a far festa, e cosa succede? Che l'altro fratello vede, l'altro fratello vede tutto questo ed è invidioso. Ed è invidioso di ciò che Dio fa. È invidioso di ciò che Dio fa. È invidioso di come Dio ha operato. Perché Dio ha operato nella grazia, Dio ha operato nella misericordia, e il fratello non ha compreso e capito la volontà del Padre. Questo di cosa ci parla? Ci parla del Padre che è rappresentato dalla figura di Gesù Cristo, ci parla del figlio prodigo che aveva ricevuto questa eredità e che ha sperperato questa eredità, che sarebbe i doni, tutto ciò che Dio gli aveva promesso, e poi c'è l'altro figlio che è stato sempre con il Padre, che ha pensato di fare sempre tutto giusto nella volontà di Dio, ma che poi quando il Padre ha usato misericordia, ha usato la grazia, quando ha usato la pietà verso il suo figlio, l'altro è rimasto invidioso, ed era invidioso della grazia di Dio, invidioso che l'altro potesse ricevere questo trattamento da parte del Padre, cioè questa grazia da parte del Padre. E il Padre che cosa gli risponde? Tu sei sempre con me, tu hai tutto quello che è mio, ti appartiene, tu sei sempre con me, di cosa ti stai lamentando? Ti stai lamentando forse del fatto che io abbia avuto, che io abbia grazia, che io abbia perdonato i peccati, che io abbia perdonato mio figlio, che io abbia usato misericordia e grazia nei confronti di mio figlio? Questo rappresentano i farisei, lo so, questo rappresentano i farisei, è un atteggiamento da fariseo. Lo so, però lui questo dice, dice io lavoro non giustificare il fratello, perché Gesù non lo giustifica e noi non dobbiamo giustificarlo. Questo comportamento noi non dobbiamo giustificarlo, perché Gesù non lo giustifica. Gesù risponde, questa è una parabola, solo per far comprendere come funzionano le cose nel regno di Dio. Non è una storia vera. È una parabola che Gesù racconta per far comprendere qual è l'atteggiamento dei religiosi, del comportamento religioso, che pensano di essere nella volontà di Dio, di fare tutte le cose secondo Dio, di ubbidire alla legge, di fare, ma che cos'è che non hanno? Non hanno l'amore. Non hanno l'amore. Sapete perché non hanno l'amore? Perché invidiano. E dove c'è l'invidia? Lì non c'è amore, perché l'amore non invidia. L'amore non invidia. E poi dice ancora, l'amore non si vanta di ciò che si fa. Infatti, come dicevo prima, molti verranno in quel giorno e mi diranno, noi abbiamo fatto opere potenti, noi abbiamo evangelizzato, abbiamo guarito, ci siamo occupati dei poveri, noi abbiamo fatto. L'amore non si vanta e non si gonfia. L'amore non si vanta e non si gonfia. Non fa le cose per ricevere un'onoreficenza, perché Gesù non è venuto per ricevere da Dio la gloria, Gesù è venuto per salvarci, Gesù è morto per noi, per salvarci, la sua volontà è quella di salvarci, non perché lui voleva gloriarsi davanti a... Sì, certo, questa è una conseguenza. Che lui è degno di ricevere la gloria, che il Padre gli ha dato la gloria, ma è una conseguenza, non è qualcosa che Gesù è stato mosso dal desiderio di questa gloria. Gesù è stato mosso dal desiderio della sua misericordia, della sua grazia, della sua pietà, del suo amore, è stato mosso dal suo amore. L'amore non si vanta e non si gonfia e non si comporta in modo sconveniente. Che cos'è che è sconveniente? Tutto ciò che provoca dello scontento, del male al prossimo. Cos'è che è sconveniente? Tutti i comportamenti che producono dello scontento, del male al prossimo. Tutto ciò che produce del male al prossimo, che produce sofferenza. Non cerca il proprio interesse,
L'amore non cerca il proprio interesse. Allora, Gesù non ha cercato il proprio interesse. Gesù è venuto e è morto per noi. Gesù è venuto a farci del bene. Gesù ci ha dato tutto quello che gli apparteneva. Gesù ci ha dato il suo Spirito Santo, ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale, ci ha ridato la vita eterna, ci ha fatto eredi, noi siamo eredi e coeredi di Cristo, delle cose spirituali, ci ha dato tutto quello che gli appartiene il Padre. Sì, siamo diventati figli di Dio e coeredi. Non ha cercato il proprio interesse, perché questo l'ha fatto nell'amore, infatti l'amore non cerca il proprio interesse, l'amore è... L'amore è disinteressato ed è generoso, non cerca proprio interesse, il contrario potrebbe essere generoso, non si inasprisce, noi qua possiamo vedere un altro atteggiamento di Gesù, possiamo vedere, esatto, perché Gesù, quando lo picchiavano, gli sputavano addosso, quando lo volevano uccidere, quando lo perseguitavano e quando fino all'ultimo lo hanno deriso e gli hanno detto scendi dalla croce se veramente tu sei il figlio di Dio, scendi e salva te stesso, ancora lo beffeggiavano e Gesù li perdonò. Gesù disse, Padre perdona loro perché non sanno quello. Si inasprisce perché non erano loro, il diavolo che aveva nel corpo. Ascolta, noi dobbiamo vedere queste caratteristiche, e noi dobbiamo impararle, perché se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo in noi ci devono essere queste caratteristiche, perché se non ci sono queste caratteristiche e noi non siamo mossi dall'amore, allora tutto crolla, perché se anche io parlassi le lingue degli uomini, se anche avessi la fede, se anche facessi le opere, se anche facessi tutte le opere del mondo, se io non ho l'amore, tutte queste cose non servono a nulla. Quindi queste caratteristiche devono essere in noi, queste caratteristiche devono essere quello che ci caratterizza. Non addebita il male. Non addebitare il male vuol dire che se qualcuno ti fa del male, tu non rispondi con l'altro male. Infatti Gesù quello dice, prega e ama i tuoi nemici. Prega per i tuoi, benedici i tuoi nemici, non maledici. Cioè, nella legge, si diceva, occhio per occhio e dente per dente. Se qualcuno ti cava un occhio, tu cava l'occhio a lui. Se qualcuno ti dà una sberla, tu dai una sberla a lui. Se qualcuno ti fa del male, tu fai la stessa cosa a lui. No, quella era la legge, ma oggi Gesù Cristo ci dice benedici i tuoi nemici, se qualcuno ti percuote sulla guancia, tu dagli anche l'altra. Questo non vuol dire che bisogna farsi picchiare stando lì per prendere, questo vuol dire un atteggiamento interiore di comprendere, capire che se ci arriva del male, di non rispondere con altro male, perché il male, l'odio risponde con altro odio e di nuovo odio, ancora odio, odio su odio, e questo produrrà sempre sempre più odio. Ma Gesù Cristo ha mostrato la sua grandezza dando la sua vita, sì, morendo per noi, ha risposto con l'amore. Ha risposto con l'amore. Quindi è un atteggiamento di benedire, di non rispondere con l'odio, di non rispondere addebitando il debito alla persona, ma lasciando la giustizia a Dio, lasciando la giustizia a Dio, lasciare che Dio faccia giustizia. E noi dobbiamo comprendere che però la giustizia che Dio compie non è la giustizia che compieremo noi, cioè non è che noi dobbiamo dire Signore fai tu giustizia al posto mio, però tu sai cosa voglio io. Ma no, Dio sa cosa deve fare. Dio, la giustizia di Dio, sì, è sempre per portare alla salvezza, per portare al ravvedimento. Quindi l'azione di Dio non è mai un'azione ad addebitare il male. Perché l'amore non addebita il male, Dio non addebita il male, lo vogliamo comprendere, Dio non addebita il male.
Quindi il nostro senso di giustizia non deve essere quello di Dio. Dio lascia la giustizia a te, però tu sai cosa mi ha fatto, eh? E io comunque, tu sai cosa devi fare. Lascio la giustizia a te perché la devi fare tu, però tu sai cosa penso io. No, non deve essere così. La giustizia di Dio non addebita il male. E Dio e Gesù Cristo ti dice: prega per i tuoi nemici. Sì, Signore. Affinché possano ravvedersi, affinché vedano le tue buone opere, vedano le nostre buone opere e rimangano colpiti da queste, cioè riconoscono queste buone opere. Riconoscono che non c'è il male, veramente, che non c'è il male. Sì. E che possono avere una testimonianza reale, vera dell'amore di Dio. Poi dice: non gode dell'ingiustizia. Quindi vuol dire che non gode di un qualcosa che non proviene dalla giustizia di Dio, che non gode di un qualcosa di cui si beneficia, che non si beneficia di un qualcosa che non viene dalla giustizia di Dio. Sì, perché noi dobbiamo lasciar fare al Signore, perché il Signore è... Che cos'è la giustizia? Gesù è giustizia, Gesù ha fatto giustizia, col suo sacrificio ci ha reso giusti. Tutto ciò che va oltre, tutto ciò che va oltre quello che sono i comandamenti di Dio, che sono la volontà di Dio, è ingiusto. E noi non dobbiamo godere di questa ingiustizia, non dobbiamo godere del frutto dell'ingiustizia. Noi non dobbiamo godere dei frutti dell'ingiustizia, ma dice: ma gioisce con la verità. Ah, scusami, ti ho richiamato perché ho sentito che è caduta la linea. No, non ce la faccio più. Ah, ok. Va bene, va bene. Buonanotte, pace. Ciao, pace a te, buonanotte. Pace. Niente, pace a te, buonanotte. Che il Signore benedica il tuo riposo questa notte. Ciao. Allora, ma gioisce con la verità. Gioisce con la verità. E la verità è Gesù Cristo. È tutto ciò che Gesù ha svelato della verità, cioè tutto quello che Gesù ha detto della verità, tutto ciò che Gesù ha mostrato nella sua vita è verità, perché Gesù è la verità. Soffre ogni cosa, Gesù ha sofferto ogni cosa per amor, perché aveva davanti a sé l'obiettivo di dare a noi la vita, sapere che quella sofferenza lo avrebbe portato all'obiettivo della salvezza. Crede ogni cosa, quindi il credere alla parola di Dio, a ogni parola che è stata pronunciata da Dio, a credere a quella parola, crede ogni cosa, ma non è che crede ogni cosa che si sente, crede a ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. L'uomo non si ciberà di solo pane, ma si ciberà di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Amen. Quindi credere a ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Amen. Spera ogni cosa, e questa speranza ci proviene sempre da quello che Dio dice, spera ogni cosa che Dio dice. Tutto ciò che Dio dice, c'è questa speranza in noi del che Dio compia quello che in cui noi abbiamo fede. Infatti la fede che cos'è? La fede è certezza di cose che si sperano. Certezza di cose che si sperano. Quindi noi abbiamo la speranza delle promesse di Dio, di ciò che Dio ha già decretato, di ciò che Dio ha già stabilito. Sopporta ogni cosa. Infatti Gesù sopportò ogni ingiuria, ogni maltrattamento, sopportò sopportò ogni violenza, ogni sopraffazione, ogni ingiustizia sulla propria persona. Sopporta ogni cosa, ha sopportato tutto fino alla morte, perché? Perché lui aveva questo obiettivo. L'obiettivo di compiere la volontà di Dio, cioè di salvare gli uomini per mezzo del suo sacrificio, per mezzo del suo sangue.
L'amore non verrà mai meno. L'amore non verrà mai meno. L'amore non verrà mai meno. Quindi, amare, come diceva, quello che queste sono le caratteristiche dell'amore. Amare nella verità, questo è amare nella verità, perché la verità è Gesù Cristo e l'amore è in Gesù Cristo. Quindi amare nella verità significa amare come Gesù, amatevi come io vi ho amati. L'uno e gli altri. Amatevi come io vi ho amati. E non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Cioè, non solo io che vi amo, non solo io nella verità, ma anche tutti quelli che hanno creduto alla verità, che hanno creduto in Cristo Gesù. A motivo della verità, a motivo di Gesù, che dimora in noi. A motivo della verità che dimora in noi. A motivo dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è in noi, vive, dimora in noi. La verità dimora in noi e sarà con noi in eterno. Dimorerà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi. La grazia di Dio, la misericordia e la pace di Dio saranno con noi in eterno, perché la grazia di Dio è una grazia eterna che ci ha dato la vita eterna ed è una grazia e una misericordia eterna. E la pace sua sarà con noi per sempre, per l'eternità. Da parte di Dio Padre, di Cristo Gesù, di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità, nell'amore. La verità è nell'amore. Sì. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, in Cristo Gesù, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Qual è questo comandamento? Amatevi gli uni gli altri, amatevi come io vi ho amato. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E noi abbiamo visto adesso che cos'è l'amore. E ora ti prego, Signora, sposa di Cristo, chiesa di Cristo, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio, amiamoci gli uni gli altri. Amiamoci gli uni gli altri come Cristo ci ha amato. Questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. E il suo comandamento qual è? Amatevi come io vi ho amato. E noi abbiamo visto anche che cos'è questo amore. Questo è il comandamento in cui dovete camminare. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, nell'amore, nella verità, in Cristo Gesù. E la verità è Cristo Gesù e l'amore lo ha mostrato, lo abbiamo letto. Come avete imparato fin dal principio. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Questo è il seduttore e l'anticristo. Allora, quali sono questi seduttori? Ci sono molte religioni che oggi non riconoscono Gesù Cristo. Ci sono molte religioni. I falsi profeti. Ci sono molti falsi dottori che non riconoscono Cristo Gesù. E tutti quelli che non riconoscono Cristo Gesù si possono. Tutte quelle religioni, tutti quei movimenti, tutte quelle culture tutte quelle culture che non riconoscono Gesù Cristo come Signore, che è venuto in carne, quello è il seduttore, l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma riceviate piena ricompensa. Cioè, vuol dire, non vi sviate, non lasciatevi sedurre, da queste dottrine, perché molti profetizzano, hanno profetizzato anche nel passato che Gesù sta tornando, deve venire la fine del mondo, e molti hanno profetizzato e hanno fatto delle false profezie e molti hanno creduto a queste profezie, poi dopo non si sono avverate e hanno pensato che era tutta una presa in giro e magari si sono allontanati dalla fede e hanno smesso di credere in Gesù Cristo. Mamma mia, come quando Mosè Andò sul monte Sinai e stette 40 giorni nel monte Sinai
E il popolo vide che tardò a venire e pensavano che non sarebbe più tornato, che era morto, che si era perso. Sì. Che insomma, gli, costruito un idolo che gli fosse successo qualche cosa, si sono trovati nella condizione di non avere più una guida. E allora si sono fatti un vitello d'oro, hanno cominciato a manifestare la loro fede, a mettere la fede in cose a idoli e cose carnali, cose date dalla mente umana e dalla carnalità, dal bisogno di adorare, di avere un Dio, di avere qualcuno di superiore, ma rappresentarlo non nella verità, e quindi si sono sviati perché Mosè tornava a tardare. Ma quando Mosè è tornato, allora lì ha spaccato le tavole e c'è stato un giudizio. Sì. C'è stato un giudizio e questo giudizio si è compiuto in questo modo, che tutti quelli che erano con Mosè, tutti quelli che hanno accettato di andare dalla parte di Mosè, quindi di seguirlo e di ascoltarlo, sono andati dalla sua parte, praticamente sono stati risparmiati. E tutti quelli che si sono andati contro Mosè sono stati, alla fine sono morti. E quel giorno ne morirono 3.000. Ci fu una battaglia di tutti quelli che si ribellarono a Dio e morirono. 3.000 persone morirono in deserto. Si uccisero tra di loro, però è un giudizio che è venuto su quelli che hanno rifiutato di ascoltare e di seguire Mosè, che era un uomo incaricato da Dio, voluto da Dio, guidato da Dio. E questo dobbiamo fare attenzione che non accada a tutti quelli che in questo momento stanno seguendo e che si sono allontanati dalla verità. E quindi di seguire a causa di questo, perché pensano che Dio stia ritardando la sua promessa, che tardi a venire, e quindi smettano di credere, di avere fede, perché i tempi si fanno sempre più duri, più difficili, e la fede tende a per quelli che non amano veramente il Signore, che non lo cercano, che non rinnovano ogni giorno la loro appartenenza a Cristo, che amano Dio con tutto il cuore, che lo cercano, rinnovano ogni mattina la loro fede in Cristo Gesù, e alla fine si indeboliranno con la possibilità anche che si svino. Allora, cioè, la parola di Dio ci dice che negli ultimi tempi molti appostateranno dalla fede, quindi vuol dire che gli ultimi tempi sono già iniziati da quando gli apostoli sono morti. Da quando gli apostoli sono morti e loro erano le come dire, i capisaldi della fede in quel tempo, e piano piano come la fede ha cominciato poi c'è stato un grande boom di uomini salvati, la Chiesa sembrava crescere, poi improvvisamente c'è stato un calo e si sono infiltrati i falsi dottori, falsi. La Chiesa poi ha avuto un decadimento, sappiamo che nel 300 con Costantino la Chiesa ha subito un mutamento, sono state inserite nel cristianesimo molte false dottrine, dottrine del paganesimo, insomma si è fatto insomma, un sacco di pasticci, quello è un modo per cercare di salvare un interesse rispetto alla verità. Cioè è stato fatto un intervento per fare in modo che ci fosse il controllo,
ci fosse il controllo da parte dei governatori, dei re, degli imperatori sul popolo, e quindi è stata creata questa religione. E oggi non ho né vergogna di dirlo né paura di dirlo, questo mondo, questa Babilonia che si sta crescendo, sta cercando di raggiungere, come nel tempo della Torre di Babele, di raggiungere il cielo con le proprie forze, sta di nuovo cercando di alzare questa torre che va di nuovo verso il cielo con le proprie forze, ma questa torre crollerà. E tutti quelli che seguono, che partecipano alla costruzione, all'edificazione di questa torre, crolleranno e saranno distrutti. Badate voi stessi affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma riceviate piena ricompensa. Badate bene. Chiunque va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Adesso si potrebbe dire che ci sono molte religioni. Ci sono molte religioni, io non voglio parlare contro nessuna religione, però c'è il buddismo, che poi non si definisce neanche una religione, ma comunque un movimento, un'ideologia, una disciplina. E poi c'è come si chiama il. Insomma, ci sono molte religioni, i musulmani, ci sono i musulmani che, io non ho nulla contro i musulmani, anzi, i musulmani addirittura riconoscono Cristo come profeta, ma non lo riconoscono come il Cristo, cioè come il figlio di Dio. Quindi qua dice, non salutateli, non li riceveteli in casa. Adesso non abbiamo nulla contro nessuno, ma... Affinché noi non venissimo sviati, e allora cerchiamo chi ha la forza, la fede per poter portare la parola, per portare la verità, allora che si metti anche al lavoro per cercare di salvare più persone possibili, di portare la verità a più persone possibili. Ma se non si hanno queste capacità, è meglio evitare di entrare in certe discussioni dottrinali, perché il pericolo è anche quello di essere sviati, di essere trascinati dalla falsità. Amici musulmani, Gesù Cristo è venuto al mondo e si è fatto carne ed è venuto anche per voi, per salvare anche voi. Ricevetelo nel vostro cuore, ricevete questo invito a riceverlo ed accettarlo nella vostra vita, perché così come nella parola di Dio c'è scritto, un giorno ci sarà un giudizio, prendete la parola di Dio, leggete la Bibbia, leggete la verità e scoprirete la verità. Nessuno vi deve convincere con parole umane o con vari discorsi, ma leggete la Bibbia, leggete la verità, cercate di comprendere veramente la verità. Non offendetevi, non la prendete con un senso di orgoglio, leggete la verità. Avrei molte altre cose da dire, da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. La nostra gioia è in Cristo Gesù, la nostra gioia è nell'avere ricevuto questa salvezza, nell'avere ricevuto la verità, nell'avere ricevuto Cristo in noi, avere ricevuto lo Spirito di Dio in noi che ci guida nella verità. È questo che ci dà la gioia. E la gioia è portata da quello che è la promessa di Dio, che un giorno Lui ritornerà, ci prenderà con sé e noi saremo nel suo regno, un regno di gloria, un regno di gloria. E noi saremo di nuovo
in quel corpo glorioso, e noi saremo eredi e coeredi di Cristo, perché Lui ci ha dato tutto quello che gli appartiene, Lui ci ha dato tutto quello che gli appartiene. E noi vivremo questo regno di gloria in eterno, e sarà un regno di gloria, di pace e di amore. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Un saluto a tutti, un saluto a tutta la Chiesa, un saluto a tutti quelli che ricevono questa parola e la conservano e la servono in un cuore buono e puro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.